comprendere la transizione digitale è infatti una sfida, insomma, per noi, soprattutto che non siamo nati digitali, ma anche per i giovani oggi, comprendere appieno, insomma, tutti i meccanismi che stanno dietro all'utente finale, l'applicazione finale, le apparenti, come dire, anche facilitazioni che a volte arrivano sfruttando poi i nostri dati, non è facile. Oggi cyber si intende lo spazio dove l'informazione circola in forma digitale, questi dati vengono manipolati, utilizzati e poi però il riflesso del cyberspace sul nostro spazio è immediato e può essere importante, perché nel cyberspace possono circolare le nostre informazioni anche più private, oppure possono circolare le nostre informazioni finanziarie. Oggi possiamo dire che in Italia stanno partendo con il PNRR una serie di progetti nazionali molto importanti, con progetti di ricerca nazionali sul cyber security, sull'intelligenza artificiale, sulle nuove telecomunicazioni, quindi su questi temi è opportuno che i governi e i paesi investano per mantenere alta la ricerca. In Italia la potenzialità c'è, questi partenariati estesi adesso dovranno partire e penso che daranno una grande possibilità per il nostro paese di essere attori partecipi di quello che sta avvenendo a livello internazionale.